Ciao, buona fortuna, che non ti basta la bocca del lupo col culo di balena. Per fare pace col mondo ci vuole un palo nella schiena, per mettere in fila il pranzo di giorno e poi la sera viene cena. Buona fortuna. Il romanista. Il Corriere dello Sport. Vai. Il Messaggero. No. Repubblica. Repubblica. La Repubblica. Il Conto. Il Conto. Allora. Allora. Ciao. Ciao, sì. Oggi mamma ne prende l'otto da sola. Ciao. Sono passati 7 mesi dall'inizio dei lavori di ristrutturazione del nuovo bar. È incredibile che non siano ancora finiti. Dopo l'ultima visita dell'ufficiale giudiziario, 1 mese fa, sembrava che fosse arrivato finalmente il rush finale. E invece l'inverno è cominciato e il bar di Vezzo sta sempre al solito posto, a Rione Sant'Angelo, in via dei Delfini. Venendo da Lungotevere, bisogna attraversare il ghetto per arrivarci. Lasciarsi alle spalle la sinagoga, Piazza del Cinque Scuole, il portico di Ottavia. Senti che profumo, si sente proprio il profumo del pane. C'è il forno aperto. Ma io passo di là. Buongiorno, cara. A me stai al seguito della... Sì, fa parte della vita, tutti i giorni. Tu stai con la scopa in mano, io con le buste. Ciao, Andrea. Buongiorno, cara. Scusa, lei no, lei era chiusa. Quando? Adesso. No, si vede che Vezzo era un attimino in bagno. Dentro, le devo dare i soldi. Vabbè, poi passi, dai, ti preoccupare. Si rifaccia la... 2 e quanto? 1,30 caffè. Ah, 1,30. 1,20 e 30. Perfetto. Grazie cara, buona giornata. Ciao. Senti, sei così e la fontana non la vedi. Senti il rumore dell'acqua. Poi fai 2 passi e te la trovi davanti.
Adesso devo passare da Nando a ordinare il pane. Nando, giorno? 5 pezzi. 4? 4, pezzi. Ok, ciao. Buongiorno. Ma perché il bar è ancora qui? Perché la ristrutturazione del nuovo locale non finisce mai? Che fa Marco, il direttore dei lavori? Sorge legittimo un dubbio. Avranno scelto bene l'architetto? Allora, un anno fa, era la domenica subito prima della Befana, mi ha chiamato un amico e mi ha detto: Marco, vorrei che tu seguissi il bar di Vezio. Cioè, ci sono tre motivi per cui ti ho chiamato. Perché hai le competenze tecniche per fare per trovare le soluzioni funzionali del bar, perché hai la sensibilità per affrontare il progetto nel giusto modo, io lo confermi con queste due prime riflessioni, e perché sei comunista. Come va? Sì, la sensibilità, le competenze, l'animo comunista. Ma perché a 7 mesi di distanza i lavori del bar sono ancora all'inizio? Che noi ci stiamo muovendo con fondi molto ristretti, con ambizioni molto grandi, e quindi è una specie di cantiere dove ognuno ha fatto qualcosa, l'ha fatto rinunciando a parte del suo guadagno, l'ha fatto facendo di più di quello che gli era stato chiesto. In realtà però il Bar di Vezio è una storia di questo tipo, non è un progetto, è proprio una storia di un anno e mezzo. Insomma, non è colpa di Marco. Vezio l'ha capito e la prende con filosofia. È un cantiere all'italiana. Sono tutti disponibili ad aiutare, ma quando ci sono pochi soldi ci vuole molta pazienza. Sì, no, è caldo frio. Caldo frio, sì. Caldo frio. Come ti sei svegliato? Svegliato. 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 Prima dormivi, poi ti sei svegliato. Vedo che sei stato fuori per i giorni di festa, l'italiano non lo capisci più, eh? Dobbiamo ricominciare le lezioni. Sì, le lezioni. Dormivi? Sì. Poi ti sei svegliato? Sì. Hai iniziato bene la giornata? Okay. Allegramente? Sì. Oh, sì, certo. Buongiorno, Rosario. Questa è una bustina. Solido Ciccio? Come ti senti? Andante. Saro, dopo ti porto. Che me porto? Una chiave, me la fai per cortesia, la copia? Ma io pensavo sempre cose. No, è semplice, del portoncino, perché quella di mia figlia apre male. Dove sta chiave? Ah, devo prendere tutto il mazzo. Dopo devo sciogliere da tutto quanto. Grazie. Il mazzo. Buongiorno. Ciao, Saro. Ciao. Di pesce? Dai, così sento come vanno le lezioni. Così io a lavorare. Devi correre? Sì, correre. Devi correre a lavorare? Sì. Se tu non parli, sì, e fai solo i gesti, non lo imparerai mai. Ok, ok. Dove? No, che vorrei prendere la macchina. La macchina? Per WFP, la World Food Program, e la... non so come dire in italiano, il programma di... Di alimentazione mondiale? Sì. Sì. Sta vicino all'aeroporto, WFP. E come la FAO? C'è presente la FAO? Ho capito, quello là ce l'ho arrivata là. Grazie. Lì ce l'ho arrivata. Strani movimenti oggi intorno al bar. All'inizio sembrava un giorno come gli altri, col solito tran tran. Doppio cornetto per Simone, il caffè delle 8 per Saro. E invece... Ma che succede oggi in Via dei Delfini? Che passa la bici? Guarda, te la limitai, Paola. Thank you.
abbastanza grande. Ecco, cucina. Perfetto. Ci sono arrivate. Grazie Ottaviano. Quando si è mandato attenzione! Io l'ho vissuto quei momenti lì, altro che. Quindi guarda che picchiavano davvero, sai mica per scherzo, i tedeschi erano cattivi, ti mettevano paura solo a vederli camminare. Mi ricordo c'erano quelli della ronda. E c'avevano. Qui c'erano tutti i proiettili del fucile mitragliatore, c'erano sbaglio. C'avevano le bombe a mano, quelli tipo martello, c'erano il manganello. Guarda, a vederli proprio morivi dalla paura. Morivi. Quindi perciò l'effetto, io quello che facevano qui io l'ho vissuto. Massimo, fai andare il bambino, torna indietro, gira, vai Massimo! Vai subito, vai avanti, vai! Tira su, tira su! Portate via, questo qui l'hai fatto e va bene. Questo qui lo prendi così, va benissimo. Lo butti per terra. Vai, pisata. Certo, sono tornato al passato, perciò triste, era triste, guarda. Mio zio era un partigiano comunque, devo dire. A Viterbo c'aveva il negozio di calzature e il laboratorio. Noi stavamo dentro al negozio perché, come sapete, c'era l'oscuramento e il coprifuoco. Quindi guai se tu uscivi dopo il coprifuoco, se ti venivo per strada ti falciavano, quindi non è che. Infatti questi tedeschi lì di fuori tutto tondo. Si vede che hanno visto uno spiraglio di luce dal negozio. Entrano dentro. Dicono la porta. E io facevo, noi capute, che lo facevo ammazzare. Capute tutte di queste. Io ero piccolo lì. Pure a lui capute io c'era. Io lo so che mio zio c'aveva la pistola dentro, al muro lì, c'era questa pistola attaccata dentro l'ombrello. Io c'avevo paura perché io lo sapevo che lui di notte, notte andava a montagna con gli altri partigiani, no? E allora dico, ma c'ho paura, ma capace che poi questo qui ci ammazza davvero, che non è che ci pensava tanto, sa, ma forse si è tenuto perché ero io piccolo. Allora no, insomma, tutto sommato quando è stato all'ultimo, si è incazzato, dice che gli ha detto che fucilava tutti, allora gli ha dato una botta sul tavolo, mi ricordo così, gli ha detto che fucila pure il tavolo, dice, il tavolo del coso qui. Allora questa cosa, un po' hanno capito che trovavano un po' il duro, e allora se ne sono andati via non ci hanno fatto niente. Scusa, sempre. Sono fatti vero, non è che sono barzellette queste. Guarda pure Lezio ieri. Ha fatto riflessione. Dico d'anni che giocano a Ciapanò. Giocano a Travassone. Dico d'anni. Ciapanò. E beh, è molto più comodo stare all'opposizione. No? Evidentemente sì, alla fine devo pensare che sia così. Andà a governare adesso, oggi prende la patata bollente di questi che hanno tosato la pecora fino all'osso. Come dice qua fuori Colombo, il nazismo è nato così, ragazzi, però, con l'opposizione a un certo punto ha detto massa, lasciamolo fare, la gente capirà, no. No, la gente che deve tenere tutto sotto controllo perché l'esperienza del fascismo ti deve servire. Però evidentemente non è servita, a molti non è servita. Mauro, la verità è che se tu adesso lo fai cascare... Se letto fatto questo editoriale di Colombo? No, è arrivato adesso, il giornale, quindi... È uscito già sul sito. È arrivato in questo istante.
però se tu interrompi la legislatura e dicono se avessero fatto governare, quello ci avrebbe messo a posto tutto. Lascio governare. Vabbè, ho capito, ma... Ok, pausa. Ah, se sei appartato loro, mamma mia, ma... quando si tratta da mangiare, eh? Stamattina sul giornale, ieri mi leggeva la Piazza Navona, sì. Pezzo, cioè, c'è stata una signora anziana che ha cominciato a urlare, sì, prestissimo, urlando, sì. Parlava di tedesco, ma che il nipote gli ha detto, a nonna, stanno girando. Gli dicevamo, sì, però, capito, c'è poco da scherzare con chi ha vissuto queste cose. Ma Sapecchietta ce l'avevamo una, poi? No, si è messa a gridare, perché è tutto, tutti, c'è tutto, sono i giornali tedeschi, ma guarda, ieri. A Piazza Navona, c'era scritto sul giornale che urlava con la vecchietta di fronte, no? Dice aiuto, sono tornati in tedesco. Ah, il nipote gli ha urlato, nonna, stanno a girare la fuccia. Zia Maria è una giovane signora di 90 e passa anni che vive all'ultimo piano di via dei Delfini 23, anzi 24, proprio a fianco al bar, abita sopra, insomma, al bar dove Vezzi è stato per tanti anni. Lo conosce fin da piccolo perché lei era la proprietaria del bar, conosceva i genitori di Vezio, lo ha visto nascere, come ripete spesso lei, e io l'ho conosciuta quando io e Vezio ci siamo sposati. E lei è la storia del bar, diciamo dalle origini, quando era ancora una latteria. Quando va via? Un paio di settimane. E poi facevano altri due. E chi lo sa? Vezzetto che fa? Di bar, di anni fa. Vezzetto sta bene. Meno male. Sta bene, è contento. Di che? Che va via. Ma quando? Manca poco, zia Maria, sono passata ieri al bar. Hanno finito il bagno e stanno pitturando il soffitto. E il bancone arriva fra pochi giorni. In questi giorni dovrebbe arrivare il bancone. Ah. La macchina. La macchina. Abbiamo già parlato con Tintori. Ce la portano loro, la macchina del caffè. Te li ricordi? Tintori? Tintori. Uno dei primi torrefattori di Roma. Eh beh. Adesso no. La storia raccontata è sempre diversa da quella letta sui libri. C'è meno precisione cronologica, ma più sapore. Zia Maria conosceva tutti qui nel rione. Anche chi adesso non c'è più, sembra ancora vivo nei suoi racconti. Senti, invece Armando, raccontami un po' la sua storia. Lui e quell'ebrea che non so se ancora abita qua. Quale? Al principio da via la Reginetta, se ce l'abita ancora non lo so. Sono stato in galera. Ah, perché era lui il fidanzato della... Beh, amante più che fidanzato. Ah, la Pantera Nera? Sì, beh, per modo di dire, ma... Celeste si chiamava? Adesso la chiamerava Pantera Nera. Ma come si chiama? Celeste? Celeste si chiamava? Sì, mi pare. Pippo, il carrozziere?
Mi ha raccontato che lui invece se la ricorda molto bene questa ragazza, che era bellissima. Lui era ragazzino. Era ragazzino e se la ricorda bene perché ogni tanto lei entrava nel cinema accompagnata dai fascisti e indicava tutti gli ebrei che erano dentro al cinema. Perché Armando prendeva 5.000 lire ogni sfilata. Ecco. E marciava in carrozzella. Hai capito. Il principe Gnano. Dei tedeschi io mi ricordo soltanto quando sono andati via, quando passarono, che stavano passando dentro Roma per uscire e andare verso nord, e siccome non c'era niente da vendere al negozio, mio padre mi portò al giardino qui su Piazza della Araceli, e ci siamo messi a sedere e vedevamo passare questi soldati con tutti i mezzi possibili, carrettini a mano, il camion del latte, c'erano dei camion della centrale del latte con delle serrandine, eccetera. Piene dei soldati feriti, mi ricordo alcuni infasciati. Siamo arrivati qui a luglio del 43. Io ci sono arrivato un pochino più tardi, perché appena subito dopo il bombardamento noi abitavamo a Prenestino, in via Ascoli Piceno, e il bombardamento aveva distrutto la casa e aveva distrutto il magazzino in cui veniva rimesso il banco del mercato. Mio padre aveva il banco al mercato di via del Pigneto. Abbiamo finito il bombardamento, siamo dovuti scappare dalla zona e c'era questo negozio disponibile e mio padre è venuto a gestire questo negozio. Io ricordo, soprattutto mi è rimasta impressa una signora che stava lamentandosi con mio padre proprio sulla porta di negozio e diceva che non sapeva che fine aveva fatto il figlio, e mio padre gli ha detto, dice, però gli disse tornate dove stavi ricoverata, perché altrimenti c'è rischio. E, ecco, mi è rimasto impresso sta signora che piangeva perché cercava di rivedere il figlio. E poi, ecco, poi mio padre mi disse non sta più per strada, vai a casa, non ti muovi da casa. Io mi ricordo di alcuni camion militari che si trovavano in fondo alla via dei Delfini, intorno a Piazza Campitelli, che bloccavano la strada per andare verso via Portico d'Ottavia. E questo è l'unico ricordo che ho di quella giornata, che ho saputo dopo che avevano portato via questi ebrei, anche ad alcuni conoscenti nostri. Via gli ebrei che devono correre come dei missili! Una prova! È una prova, pronti? No! Azione! Ma che te importa, la troverà la strada. Non tutti di qua, avevo detto, no? Non tutti di qua, avevo detto qualcuno dritto! Aprite! Via di là, di là! Verteilten Listen angezeigten Juden müssen verhaftet.
im Dorfer zum Versammlungsort geführt werden. Wegen welcher Widerstandsversuche müssen ohne Rücksicht beseitigt werden. Gabriele, Terrazzina Samuele, Terrazzina Vittoria, Terrazzina Giuditta, e frati Rachele, della Rizia Amatio, della Rizia Fortunata, della Rizia... Beh, questa è arrivata via internet, strumento rivoluzionario di comunicazione e molto democratico. Mi è arrivata la foto di Bush con sovraimpressi qualche centinaio di morti americani in Iraq, le foto. Guarda, io l'ho intitolata Il volto dell'orrore. Per rendere l'idea. Ha capito? I morti in Iraq. Purtroppo. Bisogna fare una copia più grande perché da qualche un altro centinaio da aggiungere da quando hanno fatto. Sembra devi venire in incubo questo presidente. Allora. Riescano a farlo fuori alle prossime elezioni. Ma sicuramente, guarda, stanno facendo il conto alla rovescia, le 3B, lui, Blair e Berlusconi. E questa è dopo viene l'articolo sui 5 patrioti cubani che stanno in galera dal 98 e il mondo intero sembra non accorgersi di questa cosa qua, la grande America democratica. I potenti hanno sempre le loro ragioni di Stato da rispettare, uno spazio vitale da conquistare. E quello che è peggio è che noi italiani andiamo sempre a rimorchio del potente di turno. Non è la prima volta che ci troviamo in una guerra di cui avremmo fatto volentieri a meno. La parola d'ordine dei rossi era questa: no passeranno. Siamo passati e vi dico... E vi dico che passeremo! Allora, qui dove... al 36... Sì? C'era un dopolavoro. E c'era il monumento al Duce. Quando è andato giù... Quando è crollato il fascismo, 25 luglio mi pare, no? Il padre De Vecchio, che era come il figlio, e mandò tutto per aria, se non un pezzo, a parte più grande che ha preso il monumento del Duce, e ha buttato in mezzo a via di Delfini. Era tanta la rabbia. La rabbia, la contentezza. Through which were the chariots of the Caesars once rolled, tanks and trucks rumbled past historic landmarks. Colosseum, the Forum, the Victor Emmanuel Memorial, tomb of Italy's unknown soldier. The Piazza Venezia, where Mussolini looked down from his map on the people he had led to sorrow and ruin. Hanno pagato 1000 lire. Questa casa? No, bottega. Ah, la bottega. Senti, ma c'era la mucca. Io l'ho raccontata a tanti clienti, la storia della mucca. La mucca? Ce l'avevamo dentro. Addirittura dentro. La mungevate e vendevate là. C'era una vasca lunga dove la beveravano. Mi chiedevano il figo lì, fra ghiacciaia, niente. Si compravano le colonne del ghiaccio, andavano dentro mascone e mettevano una roba in fresco. Lo mettevate dentro le bottiglie, il latte? No, stava dentro le brocche. Ah, le brocche. Quante cose sono cambiate da quando il bar era solo una latteria. Quanto tempo è passato e quanto ancora ne passerà prima che Vezio e Maria potranno mettere piede nel nuovo bar. Ma adesso è tardi. Non diamo gli altri pensieri. Lasciamoli andare a casa.
Ciao, buonanotte. Ciao, ciao, buona fortuna, che non ti basta la bocca del lupo col culo di balena. Per fare pace col mondo ci vuole un palo nella schiena, per mettere in fila il pranzo di giorno e poi la sera viene cena. Buona fortuna. La 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 la. Gli amori in genere fanno cose diverse ed hanno bisogno.